Prova della demo di Aratu Brother, un progetto per Sega Mega Drive. Al link che vi metto in descrizione si può scaricare un file che contiene due giochi. Uno è questo, Aratu Brother, e l'altro è Shaolin Carcará, di cui trovate già il video nel mio canale. Questo è molto simile a Shaolin Carcará. Abbiamo un picchiaduro bidimensionale con uno scorrimento automatico che si blocca quando ci sono alcuni particolari nemici. Si utilizzano due tasti, uno per saltare e uno per attaccare. Se si tiene premuto in alto e si salta, si compie un salto più alto. Qui l'atmosfera è più spiritosa rispetto a Shaolin Carcará e lo sprite del giocatore più grosso. Banalmente, questa semplice differenza, ovvero lo sprite più grosso, ha modificato la mia esperienza di gioco, rendendola, secondo i miei gusti personali, peggiore. Cioè, questo mi è piaciuto meno. Il gioco è molto simile, ma questo personaggio così grosso rende più facile scontrarsi con un nemico. È più difficile evitare un suo attacco. Sono presenti soltanto due livelli in questa demo e niente, ragazzi, vedremo come finirà, come proseguirà questo progetto. Al momento, ve l'ho detto, ho preferito Shaolin Carcará semplicemente, banalmente, per la minor grandezza dello sprite comandato dal videogiocatore. Lascio scorrere il video fino alla fine del demo, vi ringrazio per la visione e vi ricordo che se siete interessati a mod, demo, hack e homebrew per Sega Mega Drive, trovate all'interno del mio canale una playlist dedicata con i titoli in ordine alfabetico. Thank you.